sapore preciso dei giorni in aprile e l'ingenua incoscienza della mia età. Che ne sai? Tu che Verona, provincia di Verona. Partiamo oggi con il primo ciclo di conferenze. Non mi divulgo troppo. Oggi parleremo alle 10, proprio adesso, con il dottor Giorgio Frappolo, che è biologo nutrizionista e vegano, e in particolar modo ci parlerà dell'alimentazione vegana in ambito sportivo. Tant'è vero che oggi ci saranno anche due ospiti, due sportivi, Andrea e Dennis, che poi insomma verranno, racconteranno la loro storia. Lascio la parola al dottor Giorgio Frappolo. Grazie. Buongiorno a tutti, benvenuti. Mi fa piacere vedere così tanta affluenza, insomma, ecco, di sabato mattina. Vuol dire che la conferenza comunque ha destato interesse, quindi cercheremo appunto di darvi un po' di informazioni. E i tempi comunque, come avete visto, è di circa un'oretta, abbiamo dopo anche le testimonianze, quindi cercherò di fare un po' una sintesi di concetti principali, insomma, che possono interessare a uno sportivo in ambito vegano. La cosa interessante secondo me è andare a sfatare alcuni falsi miti, quindi andrò a affrontare insomma ecco, alcuni punti che spero possano essere di vostro interesse. Poi una cosa che vi dico al termine comunque della conferenza, siccome dopo inizierà un'altra conferenza che parla della dieta pediatrica, io comunque non scappo via, sarò sempre qua, quindi se avete qualche domanda in particolare, qualche confronto da fare, mi trovate qua, insomma ecco, non preoccupatevi, cercatemi pure. Ho alcune notizie su di me, che è già comunque introdotto in maniera egregia Marco, che ringrazio. Vedete qua insomma ecco quello che faccio nel mio quotidiano, quindi esperto in alimentazione vegetariana e vegana, tra l'altro è una mia scelta personale da 3 anni in questa parte, per sportivi e non, insomma ecco, perché vedremo assieme appunto che a 360 gradi se il piano comunque va bilanciato funziona bene per tutti. Conferenziere consulente nutrizionale anche presso altre strutture, palestre, messe eccetera, i miei titoli di studio, il master che ho fatto, la mia precedente esperienza, quindi mi ha permesso insomma ecco di vedere un lato che non tutti quanti conoscono, che è il lato comunque ecco dell'ambiente farmaceutico. Due parole prima di iniziare, perché comunque siamo qua, è legato comunque anche alla nostra scelta. Quando scegliamo di mangiare una cosa al posto di un'altra, ok, facciamo la differenza tra la vita e la morte per gli animali, insomma credo che sia un concetto molto molto semplice, ma anche altrettanto importante, fondamentale. Le statistiche dicono appunto che scegliendo di non mangiare animali ne salviamo nel corso della nostra vita circa 1400 senza dover fare null'altro, quindi credo che sia comunque ecco, un ottimo impegno. Perché fare questo? Perché secondo me è interessante ampliare, lo dico sempre anche ai miei pazienti di studio, cerchiamo di cambiare prospettiva quando guardiamo le cose, e l'ho scritto ieri anche in un mio articolo che sta girando su Facebook, bisogna ampliare, bisogna cambiare prospettiva. Quindi non guardiamo soltanto un metro di distanza, ma guardiamo anche proprio avanti, senza considerare insomma ecco, che ci siano classificazioni di animali più importanti o meno importanti, tutti hanno la loro importanza. Parleremo appunto quindi di un po' di alimentazione vegana nell'ambito dello sport. La prima domanda che mi viene spesso fatta anche in studio è quella se la dieta vegana è sicura. Tra l'altro, e penso che entrerai dopo in prima partita anche il collega che parlava dopo di me, e c'è stato anche un attacco a causa di un fatto insomma, che è successo in Toscana, dopo sicuramente andrà a approfondire il collega, insomma, parlerete con lui. E quindi per questo episodio, ok, così, e la dieta vegana è stata dichiarata come una dieta non sicura, una dieta che porta comunque a malnutrizione. Ecco, ci possono essere dei casi, dipende molto dalla responsabilità anche dei genitori, secondo me, faccio una piccola parentesi dopo, continuiamo con il nostro argomento. E però malnutrizione o comunque anche un qualcosa che non sia stato fatto, insomma, seguendo tutti i dettagli del caso, può essere fatto in ambiente onnivoro, carnivoro, vegetariano, vegano, dipende sempre molto dai genitori come sono informati. Cosa dice invece la letteratura? Quindi ci basiamo sulla scienza. Gli americani sono arrivati anche in questo caso un po' prima di noi, è dal 2009 che gira, e trovate anche in rete, la posizione dell'ADA, che è questa associazione di dietisti americani, i primi insomma, ecco, sostenitori di una dieta vegetariana e anche di stampo vegano, e che hanno deciso appunto di creare uno scritto, trovate in PDF appunto anche in rete, cercandolo su Google o su altri motori di ricerca, e cosa dice?
In pratica, che la dieta vegetariana correttamente pianificata, compresa la dieta totalmente vegetale, che viene chiamata appunto vegana, è salutare, adeguata dal punto di vista nutrizionale e può conferire benefici per la salute nella prevenzione e nel trattamento di alcune patologie. Quindi pensate quanto bene potete fare semplicemente comunque cambiando le vostre abitudini alimentari. La dieta comunque vegetale e ben pianificata sono appropriate per l'individuo in tutti gli stadi del ciclo vitale. Inclusi gravidanza, ho tantissimi pazienti insomma che seguo, gestante allattamento, prima e seconda infanzia, quindi parliamo anche di svezzamento, che è altrettanto importante, l'adolescenza, gli adulti, gli anziani e anche gli atleti. Avete visto che ho sottolineato il rosso perché è l'argomento di cui parleremo oggi. Qualcuno vi ha mai fatto questa domanda? È una domanda ricorrente, giusto, soprattutto in ambito sportivo. Le proteine da dove le prendi se tu escludi uova, latte, formaggio, carne, pesce, ok? Andiamo a guardare assieme di cosa parlare. La proteina innanzitutto è una sostanza quaternaria, lo vedete qua, composta insomma ecco, da alcuni elementi presenti in natura. Ha tantissime funzioni, non stiamo qua appunto adesso a fare una lezione di biochimica. La funzione che mi interessa di più quando parliamo di sport è sicuramente quella plastica, quella di costruzione e anche di riparazione. Vedete qua che il 14-20% del peso corporeo totale di un sedentario, mentre è un po' di più ovviamente in un ambito sportivo, perché lo sportivo ha una massa magra comunque più importante, una massa muscolare più sviluppata, quindi a parità di condizioni, comunque di struttura eccetera, se tu vai a stimolare di più quello sport avrai ovviamente più depositi comunque plastici. Le proteine cosa sono? E adesso qua entriamo un po' nella prima partita. Secondo me la giusta differenza da fare sono catene di aminoacidi, quindi immaginate le proteine come appunto una lunga catena, noi dobbiamo parlare degli anelli. Se il nostro corpo ha gli anelli che gli serve, riesce a fare tutto quello che è indispensabile per lui. Se mancano gli anelli, invece c'è un problema. Quindi più che parlare di proteine, che quando vi chiedono in giro dovete dire no, non devi parlare di proteine, dovete parlare di aminoacidi, soprattutto di aminoacidi essenziali e non essenziali. Gli aminoacidi essenziali cosa sono? Sono quegli aminoacidi che un organismo vertebrato non è in grado di sintetizzare, quindi sono quegli elementi come le vitamine che vengono prese dall'esterno con l'alimentazione. Ecco perché nella dieta vegetale, come dicevo prima, deve essere varia e bilanciata in modo da dare tutto quello che vi serve a seconda dell'obiettivo che voi comunque dovete perseguire. L'aminoacido essenziale poi può essere anche limitante, cioè quell'aminoacido che magari è presente in poca quantità o non tanto presente, quindi il corpo si trova in difficoltà, si ha pochi mattoncini per costruire tutto quello che è la catena che dicevamo prima. Ecco perché è uscito il concetto di proteina nobile e non nobile, che vedete qua, le proteine che contengono tutti e 9 gli aminoacidi essenziali sono dette nobili, sono quelle di derivazione animale, viceversa quelle non nobili sono additate appunto all'ambiente vegetale. Poi vediamo sotto che comunque c'è un concetto ancora più importante da sviluppare. La maggioranza degli aminoacidi essenziali è ben rappresentata tra i cibi vegetali. Il gruppo dei cereali della frutta, okay, riconosce alcuni aminoacidi limitanti. I cereali, i legumi, eccetera, hanno altri aminoacidi limitanti. Però qual è la magia della natura? Che combinando assieme, okay, questi due cibi abbiamo tutto quello che ci serve anche per la nostra comunque prestazione. Quindi nella realtà la qualità proteica va calcolata sull'insieme di tutte le proteine dei cibi che compongono una dieta giornaliera. È stato quindi confermato quello che io chiamo un fattore di completa complementazione, quindi l'unione insomma ecco tra due tipologie di macronutrienti. Quindi anche se abbiamo dei valori biologici meno nobili, passatemi questo termine qua, riusciamo combinandoli ad avere tutto quello che appunto è indispensabile per la nostra comunque sussistenza. Un'altra cosa importante è questa, che la ricerca suggerisce che non è necessaria però la simultanea assunzione. Fino a qualche decennio fa si parlava di mangiare per forza i cereali e i legumi ad ogni pasto, giusto? Mangiarli magari non so anche come spuntino, mangiarli anche a colazione, eccetera. Ecco, è stato dimostrato invece che c'è un pool aminoacidico, una specie di riserva che abbiamo comunque all'interno del nostro corpo e che dura anche più di un giorno. Quindi un fattore di compensazione ci sarà sempre. L'importante è riuscire durante la settimana a creare un regime che sia vario e bilanciato. Questo resta comunque fondamentale sia per uno sportivo che un infante, un adolescente, un adulto piuttosto che un anziano. Quindi la complementazione proteica si verifica in maniera molto fisiologica in una dieta vegetale. Introduca tra i diversi gruppi alimentari. Molti piatti, lo vedete subito sotto, ecco, sono la classica combinazione che può essere comoda, però ricordate non è che sia indispensabile. Quindi pasta e fagioli,
si faceva tantissimi anni fa, riso e ceci, acqua e polenti, che sono cose semplici, molto leggere, e anche in questo periodo quando è fredda si possono consumare senza alcun problema. Qua ho scritto questo titolo che ricorda un po' una pubblicità di una compagnia telefonica di qualche anno fa. Ricordate che era tutto intorno a noi, io direi che le proteine sono tutte intorno a noi. Quindi in sintesi è proprio un preconcetto da sfatare, ne ha parlato anche comunque la presidentessa della Società Scientifica di Nutrizione Vegetariana da Baroni, e tutti gli aminoacidi essenziali possono essere facilmente introdotti. Il concetto di compensazione, e poi abbiamo anche la fortuna comunque di avere in natura degli alimenti già completi. Possiamo parlare dei pseudocereali, che si stanno diffondendo sempre più, infatti è bello vederli anche al supermercato, oltre che nei negozi comunque ecobiologici, quinoa, grano, saraceno e amaranto, la soia derivati, la carne per i derivati. Ok, quindi parliamo di canapa per uso alimentare, non per altri usi ovviamente, ed è interessante, sono anche come aggiunta anche in salatone, piuttosto che magari, non so, quando vi fate qualche shake, magari la mattina come colazione, di frutta, magari qualche bevanda vegetale, piuttosto che qualche estratto, insomma, ecco. La gaspirulina è molto proteica, quindi è interessantissima e completa, e dopo altri prodotti. Ovviamente abbiamo anche un'industria, okay, che ci aiuta a produrre delle soluzioni che magari a bisogno possono essere anche comode. Ovvio che io sono uno che punta più sull'autoproduzione, però al bisogno, piuttosto che di avere un problema di non mangiare, può essere comodo magari il tofu, piuttosto che il tempeh, piuttosto che il seitan. L'importante è non abusarne. Siccome le possibilità sono tante, i legumi sono tantissimi, i cereali pure, secondo me in una settimana, anche forse in due settimane, teoricamente se uno combina bene non riesce comunque a creare un'opzione simile a quella dell'altro giorno. Quindi veramente la varietà è importantissima. L'importante è metterci un po' di fantasia, se non ce l'avete ci sono tantissimi corsi anche di cucina a base vegetale, tantissimi supporti anche comunque in rete, piuttosto che su Facebook, ricettare varie. Tra l'altro recentemente è uscito anche un insatto sulla rena, sulla cucina vegetale, quindi veramente ci sono tantissimi aiuti rispetto a qualche anno fa. Ok, poi questa qua è un'altra battuta che mi viene spesso fatta, che non possono essere sportivi, perché ovviamente quando uno pensa comunque a dieta base vegetale pensa di non avere, ripeto prima, ok, che siamo soltanto di mangiare insalata. Vi capita mai che magari, non so, anche quando parlate con la vostra nonna e tutto il resto, fa nonna, ho deciso, adesso basta, mangio soltanto vegetale, cioè, mangio soltanto insalata, solo verdura, dimenticandosi appunto che ci sono tantissime comunque anche altri alimenti. Allora qui adesso abbiamo comunque la possibilità di poi parlare anche con due ragazzi che vivono il loro quotidiano a livello anche fisico, poi ci sono altre storie, abbiamo molto anche fitness, ok? Quindi ci sono anche degli atleti che hanno deciso da parecchi anni a questa parte, insieme comunque nell'allenamento costante, perché lo fanno anche per lavoro, ecco perché vedete certe fisicità, di abbracciare comunque un'alimentazione totalmente vegetale. Qui abbiamo comunque un esponente anche dell'ambito calistenico, cioè corpo libero, che okay, utilizzano comunque il proprio corpo come peso. Qui abbiamo anche un world record, vegetariano del 2005, si è portato per circa 10 metri, 550 kg. Quindi direi insomma ecco che se uno mangia giusto e fa il suo allenamento non ci sono carenze, non ci sono problemi, è giusto parlare anche di cose pratiche. Poi anche qui campione di Bob, A2, A4, campione anche di braccio di ferro. Io vi ho messo anche i nomi così potete andare a cercare dopo tutta la storia completa anche della loro scelta anche su internet. Ci sono appunto dei siti anche dove hanno inserito comunque anche la loro storia completa. Una campionessa anche di patinaggio, okay? Mi sono riferito anche agli ultimi Olimpiadi perché considero comunque le Olimpiadi il must, insomma, con le prestazioni fisiche e la selezione dei migliori. Ritrovare comunque ecco, personaggi vegetariani o vegani che hanno avuto ottimi risultati secondo me è veramente interessante e quindi giro a voi anche questa informazione. Questo è un altro ragazzo che è vegetariano comunque da quando è nato e vegano dal 98, insomma, quindi vuole genetica, vuole comunque tanto allenamento, fa molto molto sport, lo fa anche come lavoro, insomma ecco, le possibilità ci sono. L'importante comunque ecco cercare di avere un piano che sia vario e bilanciato per le proprie esigenze, che sia fitness, che sia corsa, che sia nuoto, che sia qualsiasi altra attività sportiva che vi piace. Voi trovate alcuni indirizzi insomma ecco nell'ambito fitness di gruppi anche in Italia dove vi potete comunque ecco confrontare con altre persone che vivono quotidianamente una scelta vegetale. Ferro, ogni tanto si parla giusto anche di ferro, mi raccomando stai attento, perché se non mangi la carne rischi di diventare anemico. Mi è stato detto questa cosa qua. Ora andiamo a vedere se effettivamente è vero, se effettivamente la natura questo minerale qua è proprio escluso dalla sua comunque ecco, forma e contenuti. Il 60% del ferro si trova nel sangue. Cosa serve? Serve comunque a comporre anche l'emoglobina, che è una trasportatrice comunque di ossigeno.
Quindi la proporzione è semplice, sia poco ferro o anche poco ossigeno, per uno sportivo diventa un problema. Nei muscoli si trova il ferro di riserva, avrete sentito parlare spesso e volentieri anche delle ferritine, che andate comunque a misurare anche con prelievo ematico, okay, che è sempre proporzionale a quello che trovate nel sangue a quello di deposito. Quindi è evidente quanto sia importante per uno sportivo curare l'alimentazione, soprattutto avere delle ottime fonti di ferro di ambito vegetale. Qui vi ho messo un paio di confronti, allora la carne contiene 40% di ferro M e 60% di ferro non M. M e non M sono praticamente due stati chimici, okay, di assorbimento, lo ione ferroso e lo ione ferrico. La biodisponibilità del ferro M si attesta attorno al 20%, quello del ferro non M tra il 2 e il 20%. Quindi magari uno quando legge questa cosa qua dice, ecco, vedi, sei fregato, 2%, che ferro vuoi avere? A parte con molti pazienti, magari è successo anche a voi, qualche amico vicino a voi, che era anemico da onnivoro, ha cambiato l'alimentazione e ha risolto il problema. Quindi o c'è stato un miracolo, o veramente comunque la vita è magia e mistero. Credo che però ci sia comunque una spiegazione molto più scientifica, perché basta riuscire ad aiutare, okay, quello che ci viene comunque dalla natura, e l'assorbimento sarà anche maggiore del ferro M. Lo vedete sotto dove ho scritto in rosso. Semplicemente aggiungendo una fonte di vitamina C ad ogni impasto. E quella che io considero più comoda, okay, mi è stata confermata anche la comunità di altri miei pazienti, è il succo di limone. Molti di voi magari già lo utilizzeranno la mattina prima di colazione, un po' di succo di limone e un bel bicchiere d'acqua, ma a temperatura ambiente, magari invece d'inverno a temperatura un po' leggermente riscaldata, ci sta il suo utilizzo anche nei pasti principali, quindi a pranzo e anche a cena. Questo fa sì che venga esaltato fino a 6 volte l'assorbimento. Ecco perché comunque i problemi assolutamente non ci sono. Questi qua sono i famosi LAN, che sono i livelli di assunzione raccomandata dal punto di vista nutrizionale in Italia. Vedete che ad ogni fascia d'età i milligrammi di ferro che sono ideali, capito, quotidianamente. Sotto vi ho messo appunto le righe che parlano appunto di ciò che va a inibire, quindi bisogna fare attenzione ai fitati, che sono degli antinutrienti presenti comunque anche nei vegetali, ma adesso parleremo anche di come risolvere questo problema, l'abuso comunque ecco, anche di prodotti di calcio, eccetera, perché non è il primo che consuma magari tanti latte, tanti formaggi e problemi di ferro. Quindi basta ridurre un po' questa tipologia di assunzione, il quantitativo di calcio, portandole ai livelli normali, perché ne stavo abusando, e il ferro comincia a essere assorbito. Oppure abusare di tisane, caffè, cacao, alcune spezie, fibre, eccetera. Però dall'altra parte, oltre ad esserci qualcosa che va a inibire, c'è qualcosa che va a facilitare, l'abbiamo detto, la vitamina C, oppure anche la preparazione. Quindi la lievitazione, la germogliazione, la fermentazione e la monocoltura. Parliamo di legumi, legumi secchi, basta mollarli, ok? Preparare la dovere e vedremo che i vari fitati comunque sono ridotti tantissimo e quindi non avete nessun problema. Non è che mangiate soltanto un pastone vegetale di fibre, assolutamente no, avrete assorbire anche le proteine comunque dei legumi. L'importante è curare i dettagli, lo dico sempre, perché il dettaglio fa la differenza, quindi sapere 2, 3, 4 informazioni giuste per riuscire ad avere il massimo, ok, dal punto di vista della prestazione nutrizionale, da quello che mangiamo. Credo che sia importante, ma siete già qua, quindi siete qua per avere informazioni. Se una persona ha le informazioni riesce a fare una scelta comunque che è consapevole, che credo che sia la cosa migliore. Qua vi ho inserito, non so se si vede il mouse, ok, vedete qua la famosa carne equina, che viene spesso comunque consigliata anche nell'ambito medico, perché è un'ottima fonte comunque ecco di ferro. Però se andiamo un po' più in su, vedete qua 3,9 mg su 100 g di prodotto, se andiamo un po' più in su, quasi il doppio. Quindi secondo me quando uno si espone, giusto che si espone a 360 gradi, parlando di una cosa ma parlando anche delle varie opzioni. Il calcio, se ne parla spesso e volentieri, a parte quello della domenica, o quello che possiamo trovare nei giornali, okay, quello che mi interessa comunque è un calcio che sia assimilabile, è un calcio che sia comunque ecco, affidabile. Allora, ovviamente fa parte del sistema scheletrico, lo vedete qua, il 98% del calcio assunto ha la suddetta funzione. L'1% è utilizzato dall'organismo per la regolazione e la contrazione dei muscoli. Ecco perché comunque una fonte di calcio che si affidabile è importantissima anche per lo sportivo. Però pensiamo allo sportivo che magari si dedica costantemente, quindi spesso volentieri durante la settimana anche esercizi comunque di sovraccarico. Se non avesse comunque una giusta e corretta fonte di calcio, andrebbe ad avere comunque ecco, dei problemi a livello scheletrico. Quindi due concetti secondo me sono comunque da valutare, quello della biodisponibilità
e quello anche di avere delle fonti vegetali di calcio affidabili. Per più disponibilità, mi permetto un attimino di rubarmi un secondo, è una cosa a cui tengo moltissimo, nel senso che anche quando si parla comunque di prodotti tipo il latte, formaggi, eccetera, i consigli che vengono dati, anche le donne madri, non so, che hanno osteoporosi e cose così, bevi tanto latte, che ha tanto calcio, che ti serve, che ti fa bene. Purtroppo qual è il problema? Che oltre a parlare di calcio, bisogna parlare anche di biodisponibilità, cioè quanto il mio corpo riesce realmente ad assumere, perché non è che capito che sia una proporzione. Quindi se andiamo comunque da un 10, 15, 20% massimo di allevato come può essere latte vaccino, abbiamo per esempio da comunque verdura e foglia verde che hanno tantissimo calcio, le mandorle, semi di sesamo, vi sarà capitato di mangiare anche le tahine, che è un ottimo comunque anche spuntino, sono fonti che arrivano anche al 60% di biodisponibilità. Quindi quando qualcuno vi dice guarda che se tu comunque mangi totalmente vegetale non hai calcio, tu gli dici tu sai, se io ti parlo di biodisponibilità di cosa stiamo parlando, è giusto comunque ecco, avere anche questo feedback e questa risposta in modo da tacciare insomma ecco, chi ha false credenze e false comunque informazioni. Questi qua sono i LARN anche per il calcio, vedete che la quantità rispetto al ferro è nettamente migliore. Però si sta vedendo appunto che questi 1000 mg comunque al giorno, sembra che in una popolazione vegetale, una popolazione con alimentazione meno acida, se ne possono avere anche di meno. I fattori che condizionano la perdita di calcio sono le tinte proteiche, animali soprattutto, perché causano comunque una fonte di acidosi non indifferente. Il corpo cosa fa quando è in acidosi? Cerca di tamponare e utilizza il calcio appunto per equilibrare il pH ematico. Equilibrando il pH ematico c'è un fenomeno che si chiama calciuria. Quindi un'immissione nell'urina di calcio. Quindi paradossalmente uno è là che fa di tutto per consumarne di calcio, per assumerlo, però dopo si crea uno stato di acidità tale che il corpo ne butta fuori. Quindi bisogna sempre comunque valutare entrate e uscite. Lo dico anche ai miei pazienti quando dobbiamo comunque stare a valutare obiettivi anche di perdita peso, eccetera, quindi deve essere un equilibrio tra entrate e uscite e vedere insomma se ne vale la pena quello che stai facendo. La caffeina in eccesso, per quello che dico anch'io, uno, massimo due caffè al giorno, non è indispensabile comunque abusarne. Diete comunque ricche di sodio, fosfati, i fosfati sono spesso utilizzati anche come conservante, anche nei saccati, comunque anche in altri prodotti di derivazione animale. La ridotta attività fisica, perché se tu fai poco lo scheletro non è comunque stimolato. Quindi a prescindere comunque qual è il proprio risultato di peso, in più o in meno, eccetera, secondo me ha senso comunque fare sempre un po' di sport. Qui lo vedete subito, alcune fonti di calcio comunque molto molto interessanti, lo vedete anche nei legumi, lo vedete anche comunque nel tofu, nella soia, poi abbiamo anche la frutta secca, vedete anche la tahina, i quantitativi comunque che sono, ovvio che non vi consiglio di mangiare 100 grammi al giorno di tahina, però è giusto capire insomma che sia utilizzata come, non so, spuntino, piuttosto che come inizio di pranzo, inizio di cena, è un'ottima fonte. E di questa quante ne avete sentito parlare? Vedo che c'è un po' di brusio, quindi qualcuno magari anche comunque ho chiesto. Ora guardiamo un attimo rapidamente. Marco, qui è, aspetta tutto, non voglio. Ok, abbiamo tutto il tempo, sto correndo, ma posso anche ridurre la velocità. Allora, il discorso delle B12 è fondamentale, è una cosa che tengo particolarmente, quindi se dal punto di vista comunque nutrizionale, di minerali, di vitamine, abbiamo tutto quello che ci serve, una alimentazione a base vegetale, è giusto comunque fare attenzione. E fare attenzione però non significa fare terrorismo, nel senso che se uno comunque ha dei problemi di dubbi, basta fare comunque alcune analisi del sangue, costano anche veramente poco, per riuscire a stabilire comunque il valore base di B12. Adesso tra l'altro esiste anche un esame che si chiama B12 attiva che vi dà comunque la reale anche percentuale di quello che avete comunque dentro il vostro corpo. E questa è una fonte comunque autorevole, sempre la presidentessa della Società Scientifica di Nutrizione Vegetariana, che è a Barone, e dice che tutte le vitamine possono essere ricavate dai cibi vegetali, all'eccezione della B12, per la quale il misura ormai è obbligato all'igiene degli alimenti, ok? Quindi anche la sterilizzazione e tutto il resto, sta creando comunque ecco, dei problemi non indifferenti. Questa vitamina può risultare tuttavia carente, e questa è una parentesi secondo me importante, perché si pensa solo a chi fa una dieta vegetale che ha la carenza di B12, non è così. Possono essere a rischio di carenza anche onnivori al di sopra dei 50 anni, perché l'assorbimento del B12 è complicatissimo e molto affascinante. È una sinergia tra tanti comunque compartimenti, partiamo dallo stomaco, dal fattore intrinseco, dal assorbimento del livello di intestinale. Quindi se questo network
ok, di assorbimento viene leso, viene comunque interrotto, anche un onnivoro, convinto di non avere nessun problema di B12, può incorrere invece comunque in una carenza. È un nutriente molto essenziale, spesso e volentieri si vede comunque all'interno anche di funghi, di alghe, anche l'alga spirulina, mi dicono sempre, c'è scritto comunque fonte di B12. C'è B12, B12, nel senso che quella batterica comunque è attiva ed è quella che comunque a noi serve, quella che viene utilizzata comunque dal nostro corpo. Alcune fonti invece di B12 che vanno anche a falsare spesso le analisi, e per quello che io vi dico, se andate a fare l'esame del sangue, che vedete la B12 attiva, sono degli analoghi inattivi, quindi vi ritrovate negli esami, però non sono quelle che servono comunque al vostro corpo per creare comunque le varie reazioni enzimatiche. Un altro mi può chiedere, magari non so, la B12 ma è così importante? Decisamente importante, perché è una vitamina che diventa un cofattore per molte comunque reazioni biochimiche. Parliamo della duplicazione degli acidi nucleici, DNA e RNA, parliamo della duplicazione dei globuli rossi, parliamo anche del metabolismo delle proteine, dei grassi, dei carboidrati, e parliamo anche dell'andare a realizzare quella che è la guaina mielinica, così ha un'importanza comunque interessantissima anche se parliamo di sistema nervoso comunque centrale e periferico. Ecco perché è fondamentale tenerla comunque sempre ben monitorata. Vedete che per l'assorbimento, è il terzo punto, è fondamentale cosa? L'acidità gastrica, quindi l'integrità del vostro stomaco, dove viene prodotto il fattore intrinseco, la presenza dell'ultima parte dell'intestino tenue, il leo, dove la vitamina viene assorbita. Quindi se siamo a posto in questi due ambienti, ok, è fondamentale comunque ecco, il suo assorbimento. Il rischio è presente per chi? Se qualcuno ha della patologia gastrica, uso di farmaci antiacidi, astroprotettori, in maniera comunque anche intensiva, resezione a livello intestinale, ovviamente patologie gastrointestinali come può essere il morbo di Crohn, oppure anche alcuni farmaci contro il diabete come può essere la metformina. Quindi se conoscete qualcuno che utilizza questi farmaci, che ha una scelta alimentare anche diversa dalla vostra, ditegli così, visto che li volete bene, di andare comunque a valutare i dosaggi di B12. Perché ci sono anche altri studi che stanno portando avanti anche in ambito geriatrico, si è notato che molti comunque malati anche di Alzheimer, quindi patologie a livello neurologico, avevano bassi livelli di B12. Quindi tornando al discorso di prima, che comunque è importante per un po' di enzima di interconversione tra l'omocisteina e la metionina, è un aminoacido fondamentale per la creazione della guaina mielinica, per il supporto del sistema nervoso centrale, è ovvio che se manca quella, il sistema nervoso non ha quello che gli serve, e quindi inizia a sfaldarsi, è come se un filo elettrico per perdersi la propria guaina. Sapete che cosa succede anche a livello domestico, non funziona nella stessa maniera. Non ne ho idea. Penso di sì. Forse sulla tassa. Paolo. Te lo Prova. Fischia un po'. Ok, e il discorso che vi dicevo prima, quindi abbiamo capito assieme molto rapidamente che è di fondamentale importanza tenerla comunque monitorata. Poi ovviamente ogni soggetto reagisce diversamente, ecco perché prima parlavo di non fare terrorismo. Al limite quando si decide di cambiare la propria alimentazione, fischia. Vi dicevo che appunto di non fare terrorismo perché abbiamo comunque il fegato che tende comunque ad accumularne un po'. Ogni soggetto però ne accumula diversamente, ogni soggetto ne ricicla una parte diversamente, quindi ci sono persone che sviluppano delle carenze dopo 2-3 mesi, chi magari le sviluppa, non so, dopo 2-3 anni, 7 anni, chi veramente comunque ecco, ci impiega tantissimo tempo. Quindi io dico, nel dubbio, non costa nulla eventualmente fare un dosaggio prima di iniziare comunque il cambio dell'alimentazione, e poi magari annualmente tenerlo monitorato con tutti gli altri parametri, ma questo è un consiglio che do a tutti quanti i pazienti che siano onnivori, vegetariani o vegani, quello di avere un monitoraggio, io lo chiamo intagliando, da fare una volta all'anno, perché è molto predittivo anche per altre comunque problematiche. Qui l'elenco, se volete scriverlo, degli esami che io consiglio di fare, ok, quindi abbiamo un emocromo completo dove andremo a valutare anche le dimensioni dei globuli rossi, andremo a valutare anche comunque l'emoglobina, alcuni parametri, visto che comunque la B12
va a influenzare la duplicazione cellulare, la produzione anche di globuli rossi, l'acido folico, okay, e anche l'omocisteina, che tende comunque di solito ad innalzarsi, a sforare comunque il suo massimale, qualora effettivamente ci fosse un problema di B12. Vedete appunto anche il dosaggio che viene consigliato a livello quotidiano dell'ARN, 2.4 microgrammi di E, in più volte. La gravidanza ne richiede un po' di più anche l'allattamento. Questo è fondamentale perché il feto non riesce ad assimilare quella della mamma di deposito. Quindi se decidete di avere comunque una gravidanza a base vegetale, come vi faranno integrare l'acido folico, come vi faranno integrare il ferro, perché lo fanno di default, insomma, ecco, io vi consiglio anche di iniziare l'integrazione di B12, di chiederlo comunque alla ginecologa. Poi, dove si può trovare? Abbiamo la fortuna che l'industria è comunque anche dalla nostra parte, quindi bevande vegetali, cereali che vengono fortificati, quindi se vi capita, non so, ogni tanto di utilizzare bevande vegetali di soia, di riso, eccetera, se potete scegliete quella con vitamina B12, ma la vitamina D e anche il calcio, non costa nulla. Sotto l'ultimo punto vi ho inserito anche tutto quello che può riguardare l'integrazione. Okay. La prima che trovate, la trovate in farmacia, una volta c'era con dosaggio un po' più importante, che era quella dei 2000 microgrammi, che però è in esaurimento, penso che non ci sia più. Altrimenti poi la potete prendere all'estero, tipo della Solver, oppure se è comoda, va bene anche per il bambino, la Cova, la Bizz, il B12 in goccia. Insomma, quindi anche ci sono tantissime fonti, non ci sono problemi. E ripeto, i costi sono talmente irrisori che ne vale la pena comunque tenerci monitorato, vista l'importanza comunque di questo coenzima. La vitamina D e il calcio, questo è un discorso da fare a tutti 360 gradi, a prescindere comunque dal proprio credo alimentare, è scarso in tutti i tipi di dieta. Lo vedete, viene data di default anche dopo la menopausa, avrete tantissimo, magari la mamma piuttosto che magari la nonna, insomma, con vitamina D, vitamina D, vitamina D. Quello che si può fare in questo periodo è esporsi al sole, anche se non è più il sole di una volta, quindi non c'è più la performance, ecco, di una volta, però meglio di niente. E quello poi di valutare, nel caso comunque ce ne fosse di bisogno, nel caso in cui durante l'estate non avessimo comunque una condizione lavorativa, piuttosto che anche magari, non so, non lavorativa, che ci permette appunto di ricaricare le nostre riserve, di andare a valutare eventualmente un'integrazione. Lì sotto, ok, nel terzo punto, mi sono permesso di inserire alcuni integratori che potete trovare in farmacia, piuttosto che anche online, qualora ci fosse da integrare comunque un po' di vitamina D. Quindi avete tutte quante le informazioni. Perché viene spesso indicato anche, non faccio il nome totale, ma finisce con base, però è di derivazione animale. Quindi è giusto tenere in considerazione, anche se uno fa una scelta a 360 gradi, che possa permettersi comunque di assumere un integratore comunque che deriva non da fonti animali. Gli omega 3? Se ne parla un po' meno, però spesso viene associato comunque al consumo di pesce. Viene comunque inserito anche nelle varie linee guida, chiedono sempre, mi raccomando, un paio di volte alla settimana del pesce, mare, pesce grasso, pesce azzurro, che è un'ottima fonte di omega 3. Okay? Questi omega 3 sono comunque gli acidi grassi di lunga catena, sono acidi grassi che io definirei comunque essenziali, perché comunque non è che si possono comunque autoprodurre. Abbiamo bisogno appunto di una fonte che il nostro corpo comunque va a trasformare. Vedete appunto nel quarto punto della slide che tutta la frutta secca contiene una buona concentrazione di entrambi i precursori, sia per gli omega 3 che per gli omega 6, in particolare le noci che sono molto ben bilanciate. Poi un'altra ottima fonte di omega 3, qualora invece comunque ecco, voleste utilizzarne o qualcuno vi chiedesse qualche informazione al riguardo, sono i famosi semi di lino, che si possono utilizzare come sono, da macinare ovviamente a freddo al momento, perché sono molto delicati. Quindi non consiglio mai di frullarli meccanicamente, ma di prendere un macinino e di farlo manualmente. Oppure l'olio di semi di lino. Quello che io vi consiglio di fare, quando entrate magari nel negozio bio che ne ha a disposizione, è quello di valutare se è stata rispettata la catena del freddo. Perché non è il primo negozio che vedo quell'olio di semi di lino che magari è sul dispenser, piuttosto che fuori frigo. Quindi eventualmente se ci passate dite guardi, forse è meglio, soprattutto con questo caldo, che lo mantenga comunque ecco in frigo. Poi da consumare sono delle boccettine da 250 ml di colore scuro perché è molto fotolabile, oltre che essere termolabile, da consumare circa in un mesetto. Altre fonti affidabili di omega 3 sono l'olio di canapa e anche i semi di chia, hanno un ottimo rapporto, oltre che anche comunque le alghe.
ci avviciniamo comunque alla fine della nostra chiacchierata. Qui ho inserito delle regole fondamentali che secondo me sono indispensabili. Quando parliamo di sport, quindi, abbiamo da valutare un dispendio energetico superiore. Quindi se io devo fare un po' di più rispetto a una persona che è sedentaria, è giusto che io mangi un po' di più. Il piano nutrizionale quindi deve essere mirato per gli obiettivi. Se siamo in difficoltà, perché all'inizio potrebbe essere anche così, di mangiare troppo nel pasto unico, la strategia migliore è quella di spezzare e inserire tantissimi spuntini. Lo possiamo fare nella mattinata, lo possiamo fare nel pomeriggio, ok, anche prima male del workout, lo possiamo fare anche dopo cena. Tutto questo va valutato insieme comunque al vostro preparatore piuttosto che il vostro consulente nutrizionale al bisogno secondo dell'obiettivo che dovete comunque raggiungere. Quello che io consiglio è no, è fai da te. Avete visto quello che dicevamo all'inizio di quella coppia, capito che con qualche errore adesso comunque ecco, avrà dei problemi anche a livello comunque giudiziario. Quindi o prendete qualche manuale, oppure vi fidate a qualche persona che magari ne sa un po' più di voi, che è entrata prima comunque anche in questo ambiente, che vi potrà semplicemente indirizzare verso comunque ecco, il vostro obiettivo sportivo. Perché questo? Perché il rischio ipocalorico di perdere massa magra e energia è sempre dietro l'angolo. Parlo soprattutto di chi magari faceva palestra, quindi fitness, quindi ha esigenze comunque, oltre che estetiche, di aumento di massa magra. Se si va ad usare okay, con le fibre, che è il quarto punto, si tende ad avere una grande sazietà, ci si sente in un certo senso a posto, ci si alza da tavola senza problemi, però indirettamente, inconsciamente abbiamo mangiato meno di quello che ci serve. Quindi valutare sempre anche il quantitativo di verdura, se mangiarla prima, se mangiarla dopo, se fare un semplice contorno. Assicurarsi sempre comunque la presenza anche di fonti affidabili, l'abbiamo visto anche brevemente prima, di ferro, perché è importante per il trasporto di ossigeno, il calcio per mantenere comunque sano il sistema scheletrico, la vitamina D che permette appunto di andare a fissare il calcio, è un ottimo anche sostentatore del sistema immunitario, gli omega 3 che hanno funzioni veramente a 360 gradi, antinfiammatorio a livello comunque delle cartilagini, di supporto al sistema immunitario, di protezione comunque anche cardiovascolare, e poi abbiamo visto anche le B12, sulla quale insomma ecco, ho sottolineato un po' di più insomma ecco, il concetto. Inserire fonti energetiche molto affidabili, quindi cercare di variare il più possibile nei cereali, nei legumi, nelle frutta secca, la frutta, la verdura, i semi oleaginosi, derivati della canapa, aga, spirulina, goji, eccetera, insomma ecco, quindi fare colazioni che siano ricche, siano energetiche, fare appunto tanti spunti nella mattina, fare un ottimo pranzo, fare ottima merenda pomeriggio e fare anche un'ottima cena, ok? Che sia tutto bilanciato, mi raccomando, per l'obiettivo che dovete comunque perseguire. E poi al bisogno, qualora la quota comunque proteica, comunque quello che a noi interessa fare non fosse comunque ecco, sufficiente, ci sono anche comunque degli integratori di proteine in polvere di derivazione comunque vegetale, anche di derivazione ecologista addirittura. Quindi il mercato prevede tutto senza nessun problema. A seconda, ripeto, dell'obiettivo che abbiamo, c'è tutto quello che ci serve. L'importante è essere correttamente informati. Quindi quando parliamo appunto di cereali ricordiamoci di preferire spesso volentieri quelli integrali, okay? Poi ho inserito anche alcuni, quelli in rosso sono quelli senza glutine, quindi quando magari parliamo di primo spesso e volentieri magari viene ricordata di inserire soltanto la pasta, ecco dico non solo pasta, di grano duro magari eccetera, ma utilizziamo anche i cereali che sono in chicco, che sono veramente interessantissimi ed eccezionali. E questi si possono utilizzare anche freddi, si possono utilizzare anche per fare delle polpettine, di burro, tutte cose fatte da voi che poi potete tenere comunque in congelatore. I legumi, ok, mi raccomando, cercare di variare anche le fonti di legumi, fagioli, le lenticchie, la soia, quindi da mamma, i ceci, le cicerche, le fave, i lupini, i piselli. E poi al bisogno ci sono anche questi prodotti, diciamo così, già pronti che il mercato industriale ci permette di avere. Poi, se vi va, ci può stare anche il piatto unico, cereali e legumi, ma abbiamo visto che non è indispensabile, questo ce l'hanno confermato gli ultimi studi. Questi sono alcuni piatti, ok? Si può fare un po' di tutto, bimbi e non, anche i dolci, si può fare di tutto, sono alcune foto della mia compagna di area. Anche la pizza fatta in casa, sembra di buste, però sono non buste di derivazione animale, ma sono di farro. Potete fare un po' di tutto, insomma, ecco. L'importante è che ci sia sempre tanta energia, tanto colore, e questo comporta anche tanta positività.
quindi è la faccia di mangia insalata, che dite? Giusto? Questi sono alcuni, comunque, ecco, pochissimi, che sono tantissimi, insomma, ecco, riferimenti anche per digitare, comunque, base vegetale, tantissime pagine, gruppi su Facebook, blogger, quindi veramente avete l'imbarazzo delle scelte per far sì che ogni giorno sia un giorno diverso. Questa è la mia pagina su Facebook, se avete bisogno di un contatto, eccetera, mi potete trovare tranquillamente. Ok, io vi ringrazio per l'attenzione, che è stato un piacere. Un attimo che iniziamo a parlare anche con testimone. Eccolo qua, si sembra. Sì, quindi qua al posto mio, presente pure. Sì. Allora, buongiorno a tutti, io sono Andrea Zanconato, grazie alla bellissima presentazione del dottor Fabbro. Io non ho la fortuna di essere uno sportivo professionista perché la mia specialità non ha attualmente questa connotazione e perché in pratica è un altro lavoro. Io sono uno psicologo, lavoro per l'US5 Ovest Vicentino, per cui la maggior parte del tempo sono al lavoro e poi smonto e inizio a insegnare e praticare l'Wushu moderno. L'Wushu moderno è un'attività di arti marziali, antichissima, si è spacchettata in tre specialità negli ultimi 40 anni, propone appunto il Tai Chi, il Taolu e il Sanda. Sono tre attività, Tenchi invece di lavoro interno, ma per le altre due dove serve una grande energia, una grande elasticità, una grande potenza. E io pratico arti marziali dall'età di 10 anni, ormai ho 40, dopo una trentina d'anni che mi dedico a questi studi. Da 20 anni sono un agonista di queste pratiche e con i 20 anni anche successivamente insegnando l'insegnamento, aprendo una palestra e insegnando a Simone Faccia. Mi è stato chiesto di essere qui come testimonial, per cui più di parlarvi dell'arte che rappresento, di cui comunque abbiamo il laboratorio successivamente, poi alle ore 11, vi racconto delle mie esperienze di come sono diventato vegano e che benefici ci sono stati nello sport e nella pratica che porto avanti quotidianamente con allenamento di circa 4-5 ore giornaliere, più le competizioni. Quest'anno sono stato impegnato in 8 competizioni, per cui ci sono anche allenamenti ulteriori nel fine settimana e oltre all'insegnamento con i miei allievi. La nostra palestra ha addirittura, da quando sono diventato vegano, per circa 4 anni, un angolo dedicato al veganesimo, per cui tutti i nostri soci atleti sono informati o se desiderano avere informazioni siamo sempre disponibili. Dico siamo perché il passaggio non è stato solo mio, ma anche della mia compagna, che è un'altra campionessa di arti marziali, anche sport da combattimento, per cui anche negli sport da combattimento si può essere vegani senza avere deficit di energia e portare avanti round su round combattendo con grande energia, come ha dimostrato lei in una recente competizione vincendo un campionato interregionale con un atleta di un peso anche superiore. Il mio passaggio e appunto anche il suo è stato immediato, dalla sera al mattino. C'è stata una motivazione molto forte, credo che alcuni conoscono questo video di Gary Grossi che io cliccando di notte sul cellulare ho visto su YouTube, e a un certo punto lui fa vedere un video e dice una frase che è quello che i tuoi occhi non possono guardare, il tuo stomaco non può sopportare. A quella cosa lì io mi sono sentito chiamato in causa, ho sentito una vampata, non so come definirla, poi ci ho ragionato sopra, è stato un segno e la mattina dopo ci siamo visti, io e Sara, ho detto guarda, io voglio diventare vegano, se mi segui. Allora ci siamo discussi dopo mezz'ora, era vegana anche lei, e siamo partiti senza sapere niente e ovviamente con mille critiche mosse dalle persone che anche c'erano vicine effettivamente, che erano molto spaventati, perché 4 anni fa era ancora un po' più dura, adesso l'industria, l'informazione ci aiuta molto, internet è diventato tutto molto più semplice. Non è stata assolutamente un'idea per il benessere fisico, per il rendimento sportivo,
Ma questa cosa a me è nata per etica e tuttora porto avanti questa idea, però consiglio a tutti quanti gli atleti che si avvicinano di passare comunque a provare l'alimentazione vegana senza paura. La cosa che mi ha sorpreso nel tempo è stata questa, anche in breve tempo, cioè dopo circa un mesetto, l'assenza totale di infiammazioni. Noi abbiamo un grande lavoro di stretching, anche abbastanza estremo, e collateralmente esercizi di potenza esplosiva, per cui ogni sera si andava a casa con delle infiammazioni che duravano, può essere lo stress era eccessivo, tirato nei periodi agonistici in maniera importante. Da quando sono diventato vegano questa cosa è scomparsa, tuttora rimango stupito e abbiamo letto studi che confermano la cosa, abbiamo più velocità, metabolismo aumentato, però questa cosa ve la consiglio quando siete cioè dovete lavorare con uno stretch magari molto tirato come quello orientale. La reattività è aumentata, riesco ad essere molto più veloce nelle performance, nonostante appunto la mia non sia più o almeno non lo è più per le arti marziali, per la mia attività, un'età dove si compete ancora, perché io ho 39 anni e tuttora riesco a gareggiare in una disciplina che è a confine con la ginnastica artistica, per cui si riesce anche a lavorare molto bene come reattività. Una maggiore resistenza allo stress, sia fisico sia psichico, mi ha dato questa capacità, un recupero più veloce nelle varie fasi e nell'interround dove si bisogna recuperare all'angolo dopo il combattimento, e una velocità che è aumentata, ritengo che sia aumentata nelle nostre, per la mia, nelle nostre performance, e un'elasticità che è una dote molto importante nella mia specialità, che la vedo aumentata e non ho più appunto traumi come avevo anni fa. Dopo la scelta vegan, nonostante io avessi già collezionato alcuni e molti titoli, ovviamente avendo iniziato la carriera sportiva un ventennio fa, di aver vinto recentemente un titolo europeo, per cui sono riuscito anche a ottenere qualcosa che sognavo da tanti anni, 5 trofei nazionali nel frattempo, 10 trofei interregionali in 4 anni. Sono stato premiato come tecnico sportivo in 10 eventi nazionali e internazionali, seguendo i miei atleti e consigliando l'alimentazione vegana. Ripeto, tutto questo ha un'età considerevole per quello che è uno sportivo agonista. Penso di essere stato di tempo, grazie. Direi che carenza non ci siamo assolutamente. Adesso parliamo con Dennis. Allora. Questa è una bellissima foto. Si vede? Okay. Ti lascio la parola a Dennis. Ciao a tutti, io sono vegano da 2 anni e 2 mesi e sono crudista da quasi 6 mesi. Crudista per l'80%, quindi vuol dire che l'80% delle calorie li assumo da frutta e verdura e cibi comunque non cotti, quindi anche cereali raffinati, alghe, semi, qualsiasi cosa però non sottoposta a cottura. Poi inserisco anche comunque dei cereali cotti 1 o 2 volte a settimana, verdure cotte al vapore. E sono diventato vegano il 15 aprile del 2013, vedendo perché comunque no, sono diventato vegano 2 anni e 2 mesi fa, e praticamente la mia alimentazione parte la mattina con gli estratti di frutta e di verdura, e io mantengo gli estratti fino a mezzogiorno perché cerco di seguire i ritmi circadiani che dicono che l'eliminazione delle tossine avviene fino a mezzogiorno. Dopodiché parto comunque con i frullati verdi, che sono i famosi smoothies, che sono dei frullati miracolosi. E gli ingredienti base sono acqua, frutta e foglie verdi, può essere spinaci, biete, insalata, e praticamente inserendo 50 grammi di spinaci come se ne assumessero in realtà 4 volte di più, perché vengono sminuzzati così finemente che sono assimilabili totalmente all'organismo. E questi frullati verdi mi hanno aiutato anche molto comunque a riuscire a diventare crudista, perché appunto sono crudista per l'80% anche di più.
Poi i benefici dell'alimentazione vegana li ho riscontrati quasi da subito, praticamente con l'allergia, questo è l'esempio che faccio sempre, perché mi è passata l'allergia nel giro di pochi mesi. Io prendevo antistaminici, stavo piuttosto male, e avevo già letto sui libri che sarebbe passata l'allergia, e effettivamente questo è vero. Poi la mia qualità della vita comunque è migliorata in tutto, e nello sport soprattutto mi sono accorto, molta energia, leggerezza e tanta agilità. L'agilità in particolare io mi sono accorto andando a sciare l'inverno dopo che sono diventato vegano, perché io scio dalla vita, scio da quando avevo 16 anni, insomma, quindi scio sempre nello stesso modo, scio piuttosto bene con la tavola, e quell'inverno lì avevo un'agilità pazzesca che poi ho mantenuto, e il mio amico, che è il mio socio di sempre, insomma, l'ha notato, mi fa: "Ma quando è che sci così?" E così, insomma. Poi, a parte lo snowboard, alpinismo e ciclismo, da 3 anni, quindi non da tanto, ho scoperto la corsa montagna quasi per gioco, e ho iniziato a fare una piccola garetta, e da lì mi sono innamorato soprattutto della montagna, ecco. E beh, mi sono appassionato degli ultra trail, che sono le gare più lunghe, che sono superiori ai 50 km e ai 4000 metri di dislivello. E sono delle gare molto particolari dove non si guarda comunque il tempo, e anche questo è il bello, secondo me, dello spirito dell'ultra trail, perché se si trova un concorrente in difficoltà ci si ferma e si presta aiuto, non si sta lì a guardare il tempo per fare tempo come in una mezza maratona, per dire che non ti fermeresti mai. Quindi lo spirito trail è molto molto bello, 10 minuti non cambiano assolutamente niente, infatti in queste gare qua, a parte i campioni che sono degli alieni, possiamo dire, però l'obiettivo è arrivare in fondo, nel migliore dei modi, senza soffrire troppo magari. Nello stesso giorno. Beh, i tempi limite sono lunghi, cioè partire il Tour de France, che è la gara più dura del mondo, sono 330 km e 24.000 metri di dislivello, tempo limite 150 ore. E uno della nostra squadra l'ha anche fatto, ma questo ci arrivo dopo. Io al massimo ho fatto 80 km comunque, che è la Transdarel, che rifarò il 24 di questo mese, e speriamo di farla bene. Assolutamente sì, poi se tutto va bene affronterò la mia prima 100 km, che sono 113 in settembre, che è il trail del lago di Como. E l'essere vegano mi ha cambiato fisicamente, perché mi ha dato veramente tanto, ma anche mentalmente ho raggiunto una tranquillità interiore che non sapevo di avere, insomma, quindi sono veramente molto contento di questo. E in queste gare la testa conta moltissimo, perché conta di più la testa che il fisico, un 50-50, cioè se parte la testa non corri più. Dopo 10 ore, 12 ore, fuori di testa, rischi anche di infortunarti, ecco. Nei ristori, fortunatamente, la frutta c'è sempre, magari un po' meno matura, ma pazienza, però frutta secca ce n'è, uvetta, e quindi io mangiando solo frutta vado benissimo. Peccato che non ci sono gli smoothie ai ristori, magari in futuro con l'espansione del mondo vegano speriamo che ci siano anche quelli, insomma. E poi io faccio un lavoro molto pesante, faccio un artigiano piastrellista, quindi un lavoro molto fisico, e mi alleno 12 ore a settimana. Però volevo appunto dirvi che energia ne ho da vendere, ne ho veramente da vendere, questo grazie sicuramente all'alimentazione. E preciso che non mangio carne comunque da 18 anni circa, quindi continuiamo a mangiare il pesce e i latticini, però la carne da 18 anni circa che non la mangio, vedendo un video in televisione. Io sono il capitano del Raw Vegan Running Team, siamo un gruppo di atleti tutti rigorosamente vegani, qualcuno anche crudista, siamo nati su Facebook, perché non è facile incontrare tutti questi vegani che fanno corsa in montagna nel proprio paese, diciamo, e siamo 25 tesserati ormai, di cui 6 donne. E facciamo gare di tutti i tipi, tanti fanno gli ultra trail come me, ma tanti fanno anche maratone e varie corse. I risultati stanno anche arrivando, c'è Luca Bortolomeotti, appunto, che ha finito il Tour de France l'anno scorso in 130 ore circa, quindi insomma considerate che metà degli iscritti non lo finiscono, gli iscritti sono 660 mi sembra. E Michele Bernasconi anche ha conquistato il terzo posto a un trail da 170 km, quindi insomma i risultati stanno arrivando. E quindi essere vegani non significa, insomma, avere delle mancanze come molti credono, ma significa avere una marcia in più, o anche due marce in più, secondo me. Grazie, ho finito.
Ringrazio Andrea e Dennis anche per le testimonianze, infatti quando mi hanno detto insomma, che avrei avuto il piacere anche, di confrontarmi con due comunque atleti di questo calibro, è veramente, non vedo l'ora insomma, ecco, di essere qua con voi. Quello che vogliamo fare passare come messaggio non è quindi insomma, ecco, fanatismo piuttosto che i miracoli eccetera, bensì dimostrare con i fatti che se uno comunque ha una dieta base totalmente vegetale, varie, equilibrate e bilanciate per i propri obiettivi, può conseguire comunque ecco, degli ottimi risultati come ha fatto Dennis, che adesso ha fatto una scelta, ha fatto uno step in più, e anche come Andrea nel proprio sport e anche la sua compagna, insomma, ecco, quindi veramente tanto di cappello, ancora complimenti. Abbiamo 5 minuti, dobbiamo fare il passaggio. Allora, come vi dicevo prima, io non scappo, resto qua, ok, in zona, quindi se avete bisogno di qualsiasi cosa mi trovate. È stato un onore e un piacere essere qua di sabato mattina con voi a chiacchierare insomma, ecco, di questi argomenti. Grazie mille a tutti. Ho salutato chi mi ha tradito, ho dato il mio rispetto a chi mi ha calpestato l'anima.